Marco, l'atleta sulla rettilineo d'arrivo al passaggio, contagiri a meno 13. Avremo la campana a meno 7 e da meno 6 inizieremo con le eliminazioni. Ecco il gruppo che si ripresenta nuovamente sul traguardo con Bettona in testa al gruppo, Montico in seconda ruota, gruppo in Tilendiana, ancora in testa l'atleta della Polisportiva Bellusco con Montico in seconda posizione, ora un premino della Polisportiva Bellusco, se non erro si è portato in testa al gruppo, poi arancione esce sul rettilineo d'arrivo. Dell'atleta del Cardano Schetti, ma siamo ancora in una fase interlocutoria della gara. Al passaggio avremo il contagiri a meno 10. Ed ecco nuovamente il gruppo che si ripresenta ancora con l'atleta dello skating di Cardano in testa, la numero 192, si tratta di Sinisi, Chiara Sinisi, ancora in testa al gruppo, seguita poi dalle atlete della Polisportiva Bellusco, andatura direi molto controllata al momento. Ed ecco di nuovo il gruppo, ancora con Sinisi, testa al gruppo, seguita da Giannarelli. Ora l'atleta dello Schettino, ora il gruppo si apre sul rettilineo d'arrivo, si cominciano a fermare i treni, si cercano le posizioni con Sinisi, Montico ora all'interno, passa in testa l'atleta della Polisportiva di Bellusco. Campana, quindi entriamo nel giro con l'eliminazione.
Al passaggio sul traguardo ci sarà la prima eliminazione di questa gara. Abbiamo due atlete che si sono staccate dal gruppo, che procede in fila indiana con l'andatura dettata dalle atlete della Perisportiva di Bellusco, del Don, in testa al gruppo. Ed eccoci ora al passaggio, ci sarà la prima eliminazione. L'atleta di Pattinatore Spinea Cesta. Ricordo che ora ad ogni passaggio sulla linea di arrivo ci sarà l'eliminazione. Abbiamo ancora un'altra atleta che insieme a Cesta era staccata dal gruppo. Ed ecco ora il gruppo ora che si presenterà sul traguardo e sarà volata, perché soprattutto in coda ci sarà l'altra eliminazione. Vediamo, abbiamo un'atleta che si è staccata ed è lei ad essere eliminata, la numero 334. Si tratta di Noemi Colaiandi, dei pattinatori San Mauro Torinesi. Intanto il gruppo si ripresenta sul rettilineo d'arrivo. Abbiamo un'atleta leggermente staccata e quindi non appena tutto il gruppo passa è l'atleta numero 194, Manzetti Melissa Rolling Posita. Al passaggio portagiri a meno 2, ricordo che accedono alla finale le 18 di ogni batteria. Ecco che arriva il gruppo compatto, quindi in coda al gruppo sarà volata per evitare l'eliminazione. Ragone Alpine Line. Ecco ora vinta l'andatura in testa al gruppo con Montico che si presenta sul rettilineo d'arrivo. In testa vediamo dietro Campana, ultimo giro, ed è la numero 216 che viene eliminata al passaggio. Si trattava di Greta Pasquinotti della Luna Sport Academy. E ora all'arrivo. Ma dopo hanno messo durante Steve Italia. Ora tutti all'arrivo, queste sono le 18 atlete. Van
chiudere. In testa al gruppo si è messa l'atleta del Rolling Bosica, Martin Sicuro. Ora la 202 che si è portata in testa al gruppo, si tratta di Vanetti Martina, l'atleta del Cardano Schetti, ma in testa al gruppo si mescolano ancora le posizioni. Ed ora il body nero-verde del Rolling Bosica in prima posizione. Ed eccolo al passaggio dei meno 11. Ma si mescolano ancora le carte con la numero 223 Poeta Fortitudo Fabriano. Ecco il gruppo, mi pare ancora abbastanza compatto, che si presenta sul rettilineo d'arrivo al passaggio al 0-10. Ed è ora Giulio Presti al comando del gruppo, l'atleta del Rolling Bosica Martin Sicuro. Ancora gruppo compatto, c'è un padroncino del lungo treno che si è leggermente staccato, ma non troppo. Siamo al passaggio di meno 8 con l'atleta della Luna Sport Academy Romagnoli in testa al gruppo al passaggio sul rettilineo. Ora vedo il body della Mezzana in testa al gruppo, da qui non riesco a distinguere l'atleta. Ah,
Attenzione, c'è stata una caduta sull'ingresso del rettilineo, si rialza l'atleta. Abbiamo un'atleta che è caduta, si è attentamente rialzata. Prosegue, si tratta di Battiato, credo, di Diavoli Rossi. Intanto senior femmine della prima batteria all'appello, senior femmine all'appello. Allora le senior femmine all'appello della prima batteria. Intanto siamo al sole della Campana ed entriamo nel giro che elimina, ma abbiamo, vedete, se si ferma la sfortunata atleta siciliana, vittima di una caduta, poteva essere sicuramente tra i protagonisti della gara. Si rialza Battiato, si è rialzata, quindi è lei l'atleta che viene eliminata in questo giro. Ecco il gruppo nuovamente al passaggio del meno 4 ed è la numero 137 Orlandini che viene eliminata. L'atleta si era rialzata, quindi è lei l'atleta eliminata. Ora il gruppo ha aumentato l'andatura. Al passaggio saremo ai meno 3. Gruppo compatto. Andiamo a vedere la coda dove ci sarà lo sprint per evitare l'eliminazione. Numero 11, Pagordo, fermarsi. Eliminazione per meno 2. Gruppo compatto. Andiamo a vedere la coda allo sprint per evitare l'eliminazione. Vanetti, fermarsi. Intanto in testa l'atleta della Lunasport Academy Romagnoli, in testa al gruppo, gruppo compatto, che ora anzi perde qualche vagone dietro, sono tre atlete che si sono leggermente staccate. Al passaggio Campana, ultimo giro, quindi siamo all'ultima eliminazione. Ed è Giulia Presti con Romagnoli in testa al gruppo. Fermarsi, era eliminata al giro precedente. Ora abbiamo l'arrivo con le atlete che andranno in finale. Vediamo se c'è
prove di sprint ed è Giulia Presti che va a chiudere